three. Here. No, I'm not a writer. Okay. Guarda che roba, pieno di merli. Visto Emi? Che fa sto rumore, sono le qua qua. Mamma mia, ho dormito un cazzo. Ai ai ai. Buongiorno anche a te. Coma, coma estremo. Buongiorno autunno. Senti. Buongiorno Osei. Fan zip zip. Buongiorno cane pericoloso, sempre in punta. Chi ha visto? C'è nessuno. Sì, ho cannato la sveglia come sempre. Praticamente sono tre quarti d'ora in anticipo. Porca troia. Adesso ho tre quarti d'ora vuoti, mi sono già lavato, preparato, il cane ha già fatto le sue cose, il cane è pericoloso. Mato cane! Mato! Tutto matto! Ecco, ti sei messa già di guardia, te, eh? Spesa in zaino e via Pinini. Cheers Italia! Che bello tirar fuori la roba fredda dal frigo. Tu mi dirai, ma come? Hai il frigo di merda? No, 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 no. Occhio! Ciao, sono il frigo nuovo. Mi chiamo uguale, Yuri's Cocktail Bar. Però sono nuovo. Era carino fartelo vedere anche di sera, perché ha tutti i LED blu, no? E si apre così, con la luce a LED blu. Sotto aveva il porta frutta là che ho dovuto togliere per mettere le bibite così, vedi? Quindi le bibite qua, perché dopo mi sta anche questo qui per le lattine varie e questo qua, boh, per la roba piccola. Comunque vabbè, insomma, da gestire un po' l'ultimo ripiano. Il mega congelatore, guarda, anche questo, bello grande, spazioso. È un cacchio figata. È molto bello, eh? E tiene molto freddo. A parte che adesso siamo a 3,5. Da premere qua. Purtroppo l'ho... Mona io. L'ho preso con l'apertura di qua. E sì che ero anche stato attento. Devo riguardare l'ordine. Magari hanno sbagliato loro. A parte che vabbè, ormai è montato. Solo questione di farci l'abitudine, dai. Cioè era meglio se si apriva di qua. O forse l'ho fatto apposta. Perché ho detto, dopo qua mi sbatte su quelli. Oppure non l'ho fatto apposta. Ma guarda te che alla fine è andato meglio così. Perché così lo puoi aprire proprio anche fin qua, hai capito? Per inserire la roba, i cassetti, è vero, taci, va? È andata di lusso. Se no non si poteva neanche inserire e togliere le robe, no? Le guide. È bella giornata. Hanno spenato una papera qua, eh? Guarda, le piume con la ruggia da sopra. Che forte. Chi c'è là? Un cane pericoloso c'è là, guarda! Io ho visto, permesso fauna... No, flora, permesso flora, se no si sposta la fauna e la flora le sta là. Oh ragazzo, sto lavorando più adesso che sto facendo lo zingaro che prima. Perché prima che l'azienda fallisse lavoravo 4 ore, no? Ci avevano messo a part time. E là riuscivi a vivere. Per carità, facevo anche qualche sito, qualche lavoretto, però insomma... Era superfluo in più, non avevo bisogno di soldi, no? Col part time. Porca troia, adesso lavoro full time, 8 ore, quindi è il doppio. Più i siti, metti altre 4 ore al giorno, mi coglioni. Vom, vom, vom. Oh, tappetino rosso per andare a casa, roba di lusso qua. Sì. D'altronde, hanno detto, questo è un vizio, very important thing, no? Dove ti amo, Emi? Dove ti amo, questi racchioni? Quasi arrivo al mare, guarda che c'è un collega col camperone. E che razza di camperone, porca miseria, che figo, col super gamone dietro, bello questo. È un peccato che non puoi vedere, perché illuminare tutto, e anche il mare, che è una cosa incredibile, stupenda, un quadro, è la luna, beh, anche quel lampione là. Però, cazzo, mi dispiace veramente che la GoPro non faccia ste robe, c'è la luna che si specchia su una bella fetta di mare. Non la solita classica striscia di luna, ma veramente è uno spettacolo indescrivibile. Però sì, il GoPro non... so già che non si vedrà. Sabato 28 ottobre 2017. L'aggiornamento di oggi è che c'è un semiasse che è partito. Devo organizzarmi con un meccanico per se
sistemarlo. Da ricco dentro e povero fuori, già che non posso permettermi il bagno nuovo, me lo sto smontando e adesso lo sto pulendo e rivernicio i pezzi. Me li faccio blu. Dopo ci sarà anche questo a rifar blu, però lo faccio più avanti, adesso non ho voglia. Casino in progress, come sempre. Mega casino. E sto riverniciando il mio bel cesso. Allora, qua l'ho rifatto di bianco, i mobili li ho smontati tutti. Quello dopo lo faccio con lo zio perché mi serve il trapano. Devo puntare lì per mettergli stendibiancheria a quello che ho preso, no? E adesso con i giornali sigillo tutto e qua, al posto del grigio sotto, faccio blu. I mobiletti li ho già fatti blu e adesso via. Che cacchio. Ho finito il colore. Ho finito il bianco. Vabbè, rimandiamo, ricontinuerò, dai. Non guardarmi i capelli, non guardarmi i capelli. Dai, ti ho detto di non guardarmi i capelli. Guarda qua invece. Rifatto bagnetto. Wow, che bel bagnetto, Yuri. Ma che bravo che sei stato. Ma come hai fatto? Bomboletta. E qua sotto dovevo far blu, ma avevo finito il blu, quindi lo farò più avanti. Anche perché, insomma, si sporcherà molto facilmente. Quindi sotto blu. Tutta un'altra roba. Approfittiamo in questa bellissima luce estiva. Oggi è il 30 ottobre, vorrei dire. E ti faccio rivedere il bagno. Eccoci qua. Allora, la porta è rimasta sempre quella. Cosa ho fatto? Allora, ho riverniciato un pochino il lavello. Qua io mona per ben 4 volte mi sono appoggiato nella vernice fresca nello stesso identico punto. Vabbè, amati. Poi ho rifatto questa porta qui e questo è un blu elettrico. Non so come lo farà vedere la GoPro, ma è bellissimo. È metallizzato. Idem lì e idem lì sopra. Le pareti che erano color schifo, vedi, le ho rifatte tutte bianche, compreso il tetto. Vedi proprio tutto, tutto, tutto. Qualche leggera schifezza, sbavatura, ovviamente io sono quel che sono col bricolage e qui è andato via del colore. Comunque poi sotto qui li rimetterò l'aggrappante perché era grigio, vedi che è venuto un bianco strano e lo farò di questo blu qua. Poi basta, vabbè, un po' da pulire adesso perché giustamente insomma non ho ancora pulito bene, sa ancora la vernice, però guarda, il muro mi sembra venuto alla perfezione. Gli ho dato una mano anche ai bordi qua di legno, alla fine è venuta una specie di legno bianco, dai, non è decisamente meglio di prima, insomma, chiaro, non è la perfezione, però... E poi, oltre al bagno, ho passato la giornata a pulire, perché se ero rimasto fermo per il discorso del semiasse. Devo portarlo domani mattina, ho trovato un meccanico che me lo fa in giornata addirittura questo, buono, ragazzi, molto buono. E allora, per passare il tempo, cosa ho fatto? Ho messo un adesivo qui che era tutto rovinato sotto, cioè vedi, uno dice ma perché hai messo l'adesivo lì? Perché, sai perché? Idem qua, perché che senso ha quell'adesivo là? No, era la carta strappata, hai capito? Poi cosa ho fatto? Anzi, qui, anche qua c'erano i bordini arricciati, ci ho messo questo legnetto. Idem qui il legnetto, vedi, che porta fin sotto, quindi bene o male. Quella specie di lavori di emergenza. D'altronde è così con i camper vecchi, però vedi, intanto te lo sistemi così, poi un giorno piano piano, vedi, un po' alla volta. E credo che sabato rinuncerò ad andare in giro e andrò dal falegname perché gli rifaccio rifare, guarda, vedi, tutti i pannellini, perché vedi, anche se io li ho rifatti, guarda, iniziano già a far di nuovo le crepette perché fai una pasta asciutta qua e là. Io avevo messo anche la colla, ma si scolla e poi c'è uno schifo. E allora faccio fare dei pannellini di legno tipo spessi 2 mm e li metto là dappertutto, cioè ogni portiera, questo, la porta del cesso, da vedere. Tanto vedi, questo colore qua di questa carta è diverso da questo, quindi trovare una cosa simile. Stavo pensando eventualmente di farlo del colore della scrivania, vedi, così viene fuori tutto uguale, scrivania e portellini. Sì, non so quanto mi costerà, ma non credo. E dopo da vedere il famoso discorso del battiscopa. Perché vedi, non è bello per me vedere ste robette qua. Vedi dopo tutte le arricciature. Quindi una specie di mini battiscopa, alto 3 mm, così, che faccia l'effetto triangolino, hai capito? E dopo, sempre alla buona, ho verniciato quelli di nero, dopo da ridargli una seconda passata che avevo finito la bomboletta, hai capito? Perché era un bianco strarovinato, e allora io così, vedi, l'ho rifatto nero opaco. E a vederlo da fuori adesso è tutta un'altra roba. Bellissimo.
Cioè, bellissimo, con fondo a prima è bellissimo. Ah, e poi un pannellino sembra dello stesso colore anche lì, perché vedi che c'è sta carta rovinata e in realtà la carta era stata messa perché sotto c'era tipo dello sporco, era rovinato proprio, hai capito? E allora il pannellino anche lì per mettere appunto i due pizzi. Qua, ecco, anche qui, stesso discorso, anche qui il pannellino, vedi che c'è il portasapone. Dopo un giorno se ne trovo uno più carino da cambiare lo cambio, più che altro perché è un po' tipo arrugginito, è andato via il colore. Questi è da tanto che cerco. Oh, dove cavolo li trovi? La griglia qua, vedi che è tutta... Ho provato a lavarla, a grattarla, a fare di tutto, ma niente da fare. Adesso non so se esiste qualche posto che ti rifanno la cromatura, non lo so, non ho la minima idea. Che vedi, cose da fare ce ne sono sempre un'infinità. E da trovare un po' il tempo e la voglia e l'occasione, tipo anche qua. Vedi, qua era rimasta tipo della colla e del biadesivo. Qua sarebbe a mettere della trielina, qualcosa per toglierla. Idem quell'adesivo bimbo a bordo lì che è tutto rovinato, sei capito? Trovare un modo per toglierlo senza rovinare il vetro. Poi gli metto il pago bancomat. Comunque, frigo nuovo, contentissimo, accidenti. Guarda che bello, adesso è a 3 su 5, la roba si è bella ghiacciata. Per carità, fa poco testo perché adesso fa caldino, da vedere quest'estate. Non c'ho più l'accendi e spegni delle ventolette dietro, quindi vedrò un giorno di studiare qualcosa, di metterlo magari qui e di rifare anche quello, perché io volevo le ventoline per raffreddarlo se durante le giornate calde. Dopo vediamo come si comporta quest'estate. È anche successo che ero andato dal primo meccanico a fargli vedere il camper per il discorso della semiasse, no? E l'avevo dimenticato acceso. Oh, abbiamo fatto corse accelerate, frenate, siamo su e giù per delle salitine, che quindi il camper si è tanto scosso, diciamo, no? Oh, è rimasto acceso, incredibile. Cioè, non so cosa ho rischiato, però, boh, cioè, non lo so, mi viene da pensare, ma allora si può tenere acceso anche in corsa, cioè, non lo so, veramente non lo so. Comunque, guarda, te lo faccio rivedere perché non mi ricordo se te l'ho fatto vedere con la luce. Adesso qua ancora un po' di polvere di vernice, c'è la ridardina ripulita. Vedi la porta di qua, però effettivamente forse è meglio così, così si apre di più, no? Se no... E guarda che bello, con la sua lucetta blutta marrona. Lo studio lì, ho tolto il porta insalata, il porta frutta, perché sennò mi toccava lì. E quello lo voglio lì per mantenere uno e una due, li volevo tutti e due. Io uso molto le lattine, ci sta. Qua il congelatore, che adesso è vuoto, sì, c'è un gelato, bello grande, spazioso. Veramente molto contento di questo frigo, eh? Molto, molto bello. Basta che funzioni d'estate, cavolo, più che molto bello. E discorso pannelli, vabbè, adesso c'è 13:01, grazie, c'è... C'è una bellissima giornata di sole, va che robe. E però no, ho già visto, in inverno non mi basta con la roba che ho io e con le docce. Perché la pompa dell'acqua calda, la pompa dell'acqua ti consuma tanta corrente, hai capito? Quindi se ti fai la doccia, lavi i piatti e tutto, no. Se la batteria ce l'ho grande, ok, ma va ricaricata, hai capito? Io... Voglio stare, sono sempre in libera. Cioè adesso sono in un posto strano perché c'è il discorso avanti, indietro, meccanico, lavoro, quindi oggi è una giornata un po' così. però niente, quindi dovrò montare un altro pannello. Un giorno, quando avrò il tempo, quando sarò in ferie, non lo so. È perché io, un po' per scelta di vita, per filosofia materiale, ben si intenda mia, ho voluto tutto ricaricabile qui, quindi io... Anche le lucette che mi stanno arrivando, no? Mi stanno arrivando tutte le lucette, anche quelle sono ricaricabili in USB. Io ho tutto ricaricabile, le luci della bici, le cuffie, power bank che dopo ricarico altre robe, batterie, stabilizzatori, GoPro, il disastro, perfino la sigaretta elettronica, che se un giorno butto via queste, anche quella mi va a corrente. E quindi, invece, sai una cosa che ho scoperto, curiosa, questa magari interessa... solo chi ha camper o furgoni, diciamo, no, che si porta via il computer. Io il mio Scarface lo attacco solitamente al 220, no? Quindi devo accendere l'inverter e lo attacco al 220. Ho fatto le prove, consuma tipo 10 volte di più se lo attacchi al 12 volt, perché avevo preso l'adattatore, avevo preso proprio il suo alimentatore da 12 volt. Così ho detto, consumo meno, non accendo l'inverter, lo attacco lì. No, consuma infinitamente di più. Incredibile. E niente, lo lotterò giusto così, se devo ricaricarlo davanti con la batteria motore, ma non conviene certamente.